Un cordiale saluto a tutti gli amici in linea e benvenuti in questo appuntamento Forex Cama, una nuova rubrica del 2018. Quella che vedete in grafica è una schermata su foglio Excel, schermata che vediamo sempre più spesso online in giro per il mondo, schermate che narrano i risultati dei segnali di trading. E finché sono schermate che riguardano segnali di trading in abbonamento, segnali di trading date in un gruppo Telegram, in un gruppo WhatsApp, in un blog, in una pagina Facebook, insomma non è un problema, anzi, a me piacciono molto questi rendiconti, resoconti, narrati su fogli Excel, narrati nei propri blog, nei propri siti, nelle proprie pagine Facebook. A me piacciono molto e infatti personalmente li faccio settimanalmente. Sono molto importanti per l'aspirante abbonato che viene a conoscenza di tutti i segnali di trading dati al pubblico, che siano gratuitamente, che siano a pagamento, non è assolutamente un problema, ognuno fa come crede. Il problema arriva nel momento in cui questo tipo di segnali vengono dati, o meglio, questo tipo di schermate vengono offerte al pubblico dicendo loro che sono segnali, sono trade conseguiti dalle proprie strategie che insegnano ai corsi sul proprio conto personale. Io ho fatto questa schermata a mo' di esempio, poi possono cambiare determinati particolari, parliamo comunque sempre di fogli Excel, quindi ovviamente sono gestibili dalla persona che li sviluppa. Personalmente ho messo nella prima schermata il cambio, nella seconda il tipo di direzione del trade, nella terza la strategia, la data, il lottaggio, se vincente o perdente il trade, i pip portati a casa, poi il cumulo di pip, i soldi, le percentuali portate a casa trade per trade, il totale portato a casa, i trade vincenti, perdenti, il capitale iniziale, il capitale finale e il profitto. In questo caso ho ipotizzato nella settimana ipotetica, per evitare anche fraintendimenti, ho messo una settimana che ancora non è passata, quella dal 9 al 14 febbraio, che non so neanche se siano tutte giornate operative. Ebbene, ho messo un ipotetico guadagno di 140 euro su un conto di 1000 euro, il 14%, ma è puramente casuale, poteva essere il 5%, il 3%, il 20%, non è quello il punto. Il punto è che se io vi vengo a dire che questi risultati li ho conseguiti con strategie ipotetiche, in questo caso ho messo strategie a caso, strategie 11, strategie 21, strategie del sole, della luna, strategia A, quindi strategie inventate casualmente per questo video. Ecco, nel momento in cui vi vengo a narrare il fatto che quello che vedete in grafica è il risultato della settimana dal 9 febbraio al 14 febbraio, ottenute sul mio personale conto di trading, è chiaro evidente che non ha alcuna valenza, non ha nessun tipo di riscontro pratico, ed è un video marketing, un video commerciale per cercare di vendervi determinati corsi o determinate strategie. Questo è quello che succede. Ovviamente ci saranno delle eccezioni, ci saranno delle mosche bianche,
però di fatto quando noi mostriamo dei risultati su fogli Excel, narrando dei risultati ottenuti sul proprio conto personale, nessuno può avere un riscontro che siano effettivamente risultati reali o non reali, e quindi di fatto non valgono nulla. Poi ovviamente sta alla persona valutare la bontà di quel video in base ai propri parametri, quindi ognuno usa il proprio libero arbitrio e ognuno va a valutare personalmente, magari sulla fiducia, chissà se quel video effettivamente è un video che reputa attendibile o meno. Massima attenzione però al tipo di situazione che si viene a creare. L'ho vista in giro per il web, non solo in Italia ma in diverse parti del mondo, e quindi come detto, quello che vi invito a fare io nel mio piccolo è di prestare assolutamente la massima attenzione e la massima lucidità e la massima accortezza quando vedete video che parlano in questo modo, in questa maniera, come ho voluto farvi vedere dall'esempio. TheTradingOnline@gmail.com, se avete domande, informazioni o qualunque altro tipo di richiesta. A me non resta che salutarvi, darvi appuntamento ovviamente al prossimo video. Quella di Forex Scam sarà una rubrica calda di questo 2018, quindi andremo a vedere le diverse stranezze che girano online, sperando ovviamente di esservi d'aiuto, di esservi d'appoggio per determinare o meno la fiducia da riporre in un servizio, in un sistema, in un corso, in una strategia e quant'altro. Vi ringrazio per l'attenzione e ovviamente, come detto, appuntamento al prossimo video.